Passiamo adesso alla prossima categoria, consulenza del lavoro e fiscalità. Il premio è quello dello studio professionale dell'anno, consulenza del lavoro e fiscale, gestione payroll e contributi. E questo premio va allo studio Necchio. Per la consolidata esperienza nell'ambito del lavoro e della fiscalità, unita alla professionalità, flessibilità, che contraddistinguono lo studio come un punto di riferimento e che lo hanno portato a ottenere numerosi e importanti successi nel tempo. E noi adesso cercheremo di scoprirne qualcuno, insomma, di questi successi di cui si parla nella motivazione. Buonasera al dottor Alessandro Necchio, amministratore unico. Buonasera e bentrovato. Buonasera dottoressa Donghi, per me è un onore e un piacere essere qui con lei questa sera. Grazie, anche per me, insomma, complimenti. Ci deve elencare tutti i successi a questo punto di cui abbiamo parlato. Prima di elencare i successi vorrei dirle che questo premio, penso con un pizzico di orgoglio, sia la dimostrazione che la fatica e l'impegno, la dedizione non sono mai vani e che la parola successo, prima della parola sudore, si trova scritta solo sul vocabolario. Non vorrei risultare fuori luogo, però mi permetta di dire che i premi non credo si vincano in gara. Lì si va solo a ritirare. I trofei si vincono in allenamento. Ed è per questo motivo che raccontare chi siamo, cosa facciamo, è sicuramente importante. Però io vorrei ringraziare e dire chi mi ha permesso di essere qua questa sera. Ed è senza ombra di dubbio il mio team. Sono le persone che ogni giorno lavorano con me e ci hanno permesso di essere una realtà presente oggi sul territorio nazionale con 3 sedi. Il nostro headquarter è a Padova, siamo presenti poi a Milano e a Bologna. Siamo un team di più di 20 persone in questo momento, siamo in crescita, ci siamo affacciati dapprima sul mercato fiscale e contabile e successivamente abbiamo poi allargato la nostra conoscenza anche quello che è l'ambito payroll and HR. E lì in questo momento abbiamo acquisito clienti multinazionali, clienti di rilievo nazionali e non, con un approccio che ha sempre messo il cliente al centro. A noi non piace pensare che siamo dei meri fornitori delle aziende che si affidano a noi. A noi piace dire che siamo dei partner delle aziende. Noi ci sediamo dalla stessa parte del tavolo in cui sono seduti gli amministratori delegati, i direttori del personale, i direttori finance. E la cosa più importante che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi, con aumenti di fatturati e trend di crescita che sono da 20 anni sempre in doppia cifra, che ci permettono di pensare oggi a nuove aperture, a nuove assunzioni, l'importanza del team, l'importanza della squadra, perché non possiamo cercare fuori qualche cosa che non abbiamo già dentro di noi. Certo, beh, è molto bello il suo discorso e lei ha detto spero di non apparire fuori luogo, assolutamente no, e le spiego anche perché a mio parere in questo periodo di lockdown da coronavirus abbiamo un po' scommesso sul fatto che saremmo stati tutti più uniti, qualcuno invece sostiene che inevitabilmente l'individualismo emergerà maggiormente, come al solito nelle cose c'è la via di mezzo, però ci sono delle situazioni come evidentemente quella che ci ha descritto lei in cui i rapporti tra le persone si sono ancor più solidificati. Quindi, insomma, meno di niente è fuori luogo il suo ragionamento, cioè in questo periodo ancora di più, quindi insomma lo approvo e mi auguro che quante più persone possano ritrovarsi, anzi, nel suo discorso. Sa Manuela, è stato un periodo in cui abbiamo sentito parlare di distanziamento sociale, di lockdown. Io credo che mai come in questo momento invece ci fosse bisogno di avvicinarsi, ci fosse bisogno di ridurre quelli che sono le distanze che normalmente ci sono fra gli studi professionali e le aziende. Questo è quello che noi abbiamo cercato di fare in questo periodo. Noi non ci siamo mai fermati,
abbiamo attivato da subito una task force sia per quanto concerne il dipartimento HR and payroll e sia per quanto concerne il dipartimento fiscale e tributario. Eravamo attivi H24, 7 giorni su 7. Abbiamo attivato immediatamente dei webinar, abbiamo attivato immediatamente dei video esplicativi per andare a trasmettere, a dare quelli che erano i punti di attenzione dei decreti legge che si sono susseguiti, il decreto cura Italia, il decreto rilancio, piuttosto che dei vari DPCM. Questo lo dico con un pizzico di orgoglio e un ringraziamento questa volta ai nostri clienti, ci ha permesso di registrare un valore che è significativo. Noi al 31 maggio di quest'anno abbiamo registrato un più 53% su quello che è il nostro fatturato rispetto al 31 maggio dell'anno scorso. Vabbè. E è stato un segno di dimostrazione di fiducia e di stima da parte dei clienti che non abbiamo voluto abbandonare o lasciare soli. No, no, è assolutamente simbolico e non solo, ovviamente anche qualcosa di concreto, però che assume anche un carattere tipo simbolico. Guardi, la ringrazio veramente per le sue parole, glielo dico nuovamente, quindi intanto complimenti per il premio al dottor Alessandro Necchio, amministratore unico dello studio Necchio, e complimenti anche per l'impronta mentale, insomma, che ci ha trasmesso questa sera. Grazie, se mi permette un ringraziamento particolare. Certo. A due persone che sono le responsabili dei due dipartimenti. Sì. Che abbiamo la dottoressa e collega Cristina Tuletta, che è responsabile del dipartimento contabile, e la collega Alessandra Briani, che è responsabile del dipartimento HR and payroll, che sono due pilastri su cui posso sempre contare e che senza di loro oggi non sarei qui. Bene, le salutiamo anche noi e davvero ancora complimenti, grazie. Grazie. Andiamo avanti con la prossima categoria.